Come vuoi, cioè io per me non la mando. No? A fare un insegnante. Ancora due minuti, possiamo iniziare anche subito, come volete, 6:10 di solito. Iniziamo. Direi che possiamo iniziare. L'oggetto dell'incontro di questa sera è la presentazione del libro Filosofia Schermi, dal cinema alla rivoluzione digitale. L'autore è Mauro Carbone. Mauro Carbone, che era parecchio tempo che non ci incrociavamo, poi ti eri perso in quel di Lione. Adesso no, abbiamo avuto altre discussioni belle, interessanti, qui su Merleau-Ponty. Abbiamo discusso attentamente. E su Patosca, Merleau-Ponty e Patosca, esatto, esattamente. E finalmente solo sei qui di nuovo. Riprendiamo la discussione, quindi. La discussione è questa volta per discutere il suo libro. Abbiamo con noi Andrea Pinotti, docente di estetica alla Statale di Milano, e Maurizio Guerri, che è docente di filosofia contemporanea all'Accademia di Brera. Non sarà presente Francesco Casetti, mi sembra che ha avuto qualche problema di aereo. Ha avuto un problema di convocazione, siamo già nell'era Trump, ha avuto un problema di convocazione per essere intervistato e ottenere la cittadinanza americana proprio in questi giorni e non ha potuto spostare... Capisco che la cittadinanza, come dire, è un passaggio di un qualche impegno, quindi tutti gli auguri a Canetti. Allora, benissimo, Cassetti. Benissimo, possiamo iniziare. Allora, iniziamo con Pinotti. Sì, grazie. Nel merito. Allora, Filosofia Schermi, con il trattino, come avete visto anche dalle copie che ci hanno accolto all'ingresso, e un sottotitolo: dal cinema alla rivoluzione digitale. Filosofia al singolare, schermi al plurale, e fin da subito possiamo mettere sul tavolo una cosa che chiederemo a Mauro Carbone: come mai questa compresenza e al tempo stesso anche questa tensione tra il singolare della filosofia e il plurale degli schermi. Certamente è un libro che ha una componente ibrida, si parla molto di ambiguità in questo libro, e direi che è anche una ambiguità nel senso pienamente positivo, disciplinare, perché è una riflessione sugli schermi che si inserisce in quelli che dagli anni 90 del secolo scorso vengono chiamati studi di cultura visuale, visual culture. Noi senz'altro, così come siamo bombardati dalle immagini, si sente spesso usare questa metaforica tratta dall'ambito militare, e mai come in un momento in cui siamo così bombardati dalle immagini si è sviluppata una riflessione filosofica sulla dimensione delle immagini, così siamo anche circondati da una grande proliferazione di schermi, di ogni tipo, di ogni taglia, dai mega schermi delle facciate che addirittura ricoprono porzioni intere di città, pensiamo al classico esempio di Times Square, ma se ne potrebbero fare tanti altri, che Mauro anche fa nel suo libro, ai piccolissimi schermi che ci teniamo in mano quando usiamo i nostri smartphone, passando per tutta una serie di taglie intermedie e soprattutto per una taglia in particolare alla quale Mauro dedica la gran parte delle riflessioni di questo libro, che è la taglia dello schermo cinematografico,
che è diventato per noi, per la nostra forma di vita, per la nostra forma di esistenza, la taglia canonica dello schermo. Quando pensiamo allo schermo, pensiamo innanzitutto allo schermo cinematografico. E quindi una proliferazione di schermi che, così come un bombardamento delle immagini, aveva dato grande impulso ad una riflessione anche filosofica sulla nozione stessa di immagine, proliferazione di schermi, dicevo, che ha dato e sta dando, come è evidente da questa prova di Mauro, un impulso altrettanto intenso per quella che si potrebbe chiamare, che è stata anche chiamata screenology, una schermologia, si potrebbe dire. E non appena ci soffermiamo sulla parola schermo, però, Mauro lo mette molto bene in evidenza in diverse pagine del suo libro, perché è un tema che ritorna, un tema ricorrente nelle sue riflessioni. Lo schermo stesso, se ci pensiamo, ha una sua costitutiva ambiguità, perché è lo schermo totale o quasi totale delle creme solari, è la protezione, è qualcosa che costituisce un ostacolo alla visione. Ci sono delle pagine molto belle che richiamano un'analogia tra la nozione di schermo e la nozione di velo, e questo è un altro punto sul quale magari potremo tornare più tardi, ma intanto comincio, mentre racconto di questo libro, al tempo stesso anche a presentarti qualche mio dubbio, qualche mia sollecitazione per la nostra chiacchierata. Lo schermo è anche lo schermo del burka oggi, un problema di controllo e amministrazione dei regimi di visibilità. Lo schermo, non ho potuto portarla, ma c'è una foto molto bella che circola in rete di un gruppo di donne musulmane, osservanti, evidentemente fondamentaliste, che sono coperte da capo a piedi, si intravedono solo a malapena gli occhi, che si fanno un selfie. E questo è, mi sembra una contraddizione molto bella e così assolutamente efficace e icastica per rendere la tensione oggi tra regimi di visibilità e regimi di invisibilità. E dicevo, quindi, lo schermo come dispositivo di protezione, dispositivo di occultamento, e come sempre accade quando c'è divieto al vedere, quando c'è occultamento, quando c'è protezione, al tempo stesso si innesca anche una pulsione desiderante di andare a vedere cosa c'è dietro. E così, intanto, ho detto ho menzionato un grande tema che attraversa pure questo tutto il libro, ed è la questione del desiderio. La questione del desiderio, di come il desiderio cambi nel corso dei secoli, nel corso della storia dell'umanità, e che cambi, suggerisce Mauro, anche in relazione a come cambiano gli schermi, a come cambiano i modi di proteggere, ma anche, così vengo all'altro polo di quell'ambiguità costitutiva dello schermo di cui ce n'avevo prima, i modi di far vedere. Perché gli schermi, lo schermo cinematografico, per noi è quel supporto che ci consente di fare esperienza dell'immagine cinematografica. Ma la schermologia alla quale Mauro fa riferimento e che contribuisce in maniera così efficace a sviluppare, la schermologia non si ferma evidentemente allo schermo cinematografico, viene in avanti verso quelle che sono gli sviluppi, le evoluzioni legate ai new media, innanzitutto touchscreen, che ci presentano una esperienza dello schermo che non è solo visuale, anzi è innanzitutto un'esperienza di touch, è innanzitutto un'esperienza tattile. Benjamin negli anni 30 del secolo scorso parlava di processi di tattilizzazione dell'immagine e sembrava profeticamente intravedere e preconizzare questo sviluppo tattile o aptico dei nostri schermi. Ma così come si può venire in avanti verso il touchscreen, così si può andare indietro. Ed è quello che Mauro fa, risalendo niente po' di meno che a 31.000 anni fa, cioè alla grotta di Chauvet e al modo in cui
le pitture parietali nelle grotte preistoriche avevano già fondamentalmente messo in atto quel rapporto inaggirabile tra figura e sfondo che ci permette di vedere un'immagine a patto che l'immagine si stagli su uno sfondo e si appoggi ad un supporto, in quel caso appunto al supporto stesso della roccia. 31.000 anni fa, grotta di Chauvet, che anche Werner Herzog non a caso ha così vivacemente fatto rinascere con il suo film, ma per un libro che parla di filosofia degli schermi non si poteva non evocare in questa storia e genealogia del concetto di schermo evidentemente anche l'analogia della caverna di Platone, che è uno dei luoghi fondativi dell'esperienza occidentale dello schermo. Qualcuno ha detto che lì Platone avrebbe intravisto la possibilità stessa del cinema, alla faccia di quella versione un po' logora che ci ripetono tanti manuali di Platone nemico delle immagini. Sì, è certamente una faccia di Platone, ma di facce di Platone ce ne sono tante, e una di queste forse è anche la faccia di un Platone teorico del protocinema. Questo per darvi un'idea dell'arco temporale lungo il quale si stende la riflessione di Mauro in questo libro. E non ho ancora detto niente però della filosofia. La filosofia qui mi sembra in gioco, e sul perché sia singolare lo chiederemo poi a Mauro, come dicevo. La filosofia qui mi sembra in gioco innanzitutto in una componente che i filosofi chiamano trascendentale, cioè un'interrogazione sulle condizioni di possibilità. Mauro parla senz'altro degli schermi e cita anche degli esempi di schermi empiricamente esistenti nel nostro ambiente, in quello che alcuni chiamano il nostro mediascape contemporaneo. Ma da filosofo Mauro si interroga sullo schermo come condizione di possibilità del nostro vedere e del nostro non vedere. In questo suo interrogarsi sullo schermo come condizione di possibilità, Mauro conia un termine. La filosofia è anche produzione di concetti, e uno dei concetti che Mauro produce in questo libro, forse il più importante e quello centrale, è il concetto di archischermo. L'archischermo inteso proprio come la condizione di possibilità della nostra esperienza delle immagini, della visione, del rapporto tra chi vede e ciò che è veduto, che però non posso mai interrogare direttamente come oggetto della mia riflessione. Perché? Perché l'archischermo è quel tema che circola attraverso tutte le variazioni storiche dello schermo. Innanzitutto, e qui mi sembra un punto estremamente affascinante della tua riflessione, sul nostro corpo. Il nostro corpo è il primo schermo. I primitivi utilizzavano le mani come schermi per spruzzare dei pigmenti sulle pareti, per realizzare ad esempio le mani in negativo, che sono così affascinanti in molte grotte preistoriche, ma penso anche all'uso dei tatuaggi, al modo in cui il nostro corpo diventa, nel caso del tatuaggio, lo sfondo sul quale la figura tatuata si staglia. E poi tante tipologie di schermo che hanno costituito, e questa è una delle idee forti del libro, di volta in volta per un'epoca non semplicemente un modo di vedere. La finestra di Leon Battista Alberti, l'idea che la pittura sia una finestra, che il quadro sia una finestra alla quale ci si affaccia, ponendosi frontalmente di fronte a questa finestra per vedere uno spettacolo che è
di là da quella finestra, per vedere una porzione di mondo che ci porta, da un'altra parte, in una forma di al di là. Ma anche lo specchio, un altro tipo di schermo, ma evidentemente anche lo schermo del cinema, ma evidentemente anche i nuovi schermi touch di cui parlavo prima, e in generale quella che alcuni hanno chiamato una gulliverizzazione dello schermo in epoca contemporanea, cioè il fatto che gli schermi oggi tendono ad andare verso l'enormemente grande, quindi appunto le media facade, i giganteschi schermi che assumono addirittura una scala urbana, nemmeno architettonica ma addirittura urbana, e gli schermi miniaturizzati dei nostri dispositivi. E poi c'è anche un altro modo, più forse storico-filosofico, senza dare a questo termine nessuna accezione di carattere peggiorativo, nel quale filosofia è presente in questo libro, perché specialmente la prima parte, ma poi sono nomi che sopravvivono anche nella seconda e sono ben vivaci, è presente un percorso nella filosofia soprattutto francese del Novecento, con pezzi da 90, Bergson, Merleau-Ponty, di cui Mauro è grande specialista internazionale, Deleuze, Lyotard, Derrida, c'è anche Simone Donne e tanti altri. È un'occasione anche per rivisitare il modo in cui la filosofia, che ha, tra l'altro appunto da quel Platone che molti vogliono un nemico delle immagini, ha sempre mostrato questa caratterizzazione molto forte di quella che si potrebbe chiamare iconofobia, una paura nei confronti delle immagini, un sospetto, l'idea che l'immagine ci presenti una dimensione illusoria del sapere e della realtà, piuttosto che invece una forma esperienziale che ci consente di avere accesso alla realtà stessa. Dato che la filosofia non ha nessun oggetto perché li ha tutti, uno degli oggetti della filosofia, così come si presenta in questo libro, è, mi pare, questo, cioè il fatto che Mauro interroga il regime di visibilità, il regime di invisibilità, non semplicemente come una questione, che già sarebbe enorme, che riguarda la questione delle immagini, ma come una questione che riguarda al tempo stesso anche il pensiero, le forme di pensiero, le forme di soggettivazione, o come Mauro preferisce sulla scia di Simone Donne, le forme di individuazione. Cioè il modo in cui si costituiscono soggetti o forme appunto di individuazione che cambiano nel tempo a seconda di quel tipo di schermo che diviene per una certa epoca canonico. Il cinema ha dettato per molti decenni questo tipo di forma canonica, ma voleva anche dire un certo modo di intendere il soggetto, un certo modo di intendere una forma di vita, un certo modo di intendere una forma di pensiero, un certo modo di intendere un'esistenza, sostanzialmente. E allora, rispetto a questa tensione che c'è nel tuo libro tra le varie forme storiche di schermo, di cui appunto ho citato la grotta preistorica, la roccia, piuttosto che il corpo stesso, piuttosto che la finestra di Alberti, piuttosto che lo specchio, o lo schermo cinematografico, o i touchscreen, una pluralità che è annunciata fin dal titolo, e il tuo bisogno di parlare anche al singolare, perché archischermo è proprio quel tema di cui si danno solo variazioni. Ma se si danno solo variazioni storiche di questo archischermo, com'è possibile interrogare l'archischermo in se stesso, come tu in molte delle tue pagine sembri voler fare? Concludo, perché poi passo la parola a Maurizio, ma dopo la passeremo a Mauro e poi ricominceremo un altro giro, daremo la parola anche a voi per mantenere un ritmo anche di movimento cinematografico di questo incontro, visto che il cinema la fa da padrone. Concludo questo primo giro di riflessioni con un pensiero sull'alfa privativo.
C'è il Merleau-Ponty, tanto caro a Mauro, che parla a un certo punto del suo pensiero di una afilosofia. L'idea che per capire la filosofia e per capire le possibilità che all'epoca, quando Merleau-Ponty ne scriveva, aveva il pensiero filosofico, lo si doveva confrontare e lo si doveva interrogare a partire da una serie di esperienze e saperi dell'umano che filosofici non erano. Penso, per fare un esempio che è sicuramente centrale in Merleau-Ponty, ma che non faccio a caso perché è un esempio che riguarda una forma di schermo, cioè la tela pittorica, il modo in cui Merleau-Ponty lascia che Cézanne interroghi il pensiero e la filosofia, l'idea di un pensiero in pittura, l'idea che a un certo punto la filosofia, con i suoi strumenti tradizionali, non sia sufficiente e abbia bisogno non tanto di fare una filosofia di Cézanne, e questa sarebbe un'idea sbagliata di pensare a una filosofia della pittura, o perlomeno non quella che credo avesse in mente Merleau-Ponty e credo che avesse in mente Mauro quando lo studiava e lo sviluppava, ma piuttosto un pensare in pittura, un farsi prestare, un mutuare da una certa interrogazione pittorica un'altra maniera di procedere nella riflessione, di procedere nel pensiero. Un altro alfa privativo che invece Mauro desume da un altro grande pensatore francese contemporaneo come Lyotard è quello del acinema. Acinema, Lyotard dice, come faccio a capire come funziona il cinema? Devo sottrarmi a quell'illusione di realtà, di movimento nella quale il cinema mi prende e sospendere questa illusione creando degli effetti di straniamento. A me ricordo un po' Brecht quando ci fa capire che siamo a teatro impedendoci di immedesimarci negli attori, nei personaggi, cioè sostanzialmente con e qui do anche una sollecitazione a Maurizio, già che ci sono, perché lui si è occupato in un altro filosofo di questi problemi, con l'accelerazione e il rallentamento del tempo considerato naturale della proiezione cinematografica. Quando io vedo un rallentì oppure un accelerato, mi rendo conto che sto vedendo un film, perché mi rendo conto dell'aspetto costruito del medium, mentre se lo vedo svolgersi nella sua temporalità normale, nel suo ritmo normale, che è un'articolazione di spazio-tempo, termine ritmo, che anche questo torna spesso nelle pagine di Mauro, non mi rendo conto di essere al cinema, perché sono semplicemente sprofondato nella seduzione della storia raccontata. E ora mi domando se, così aggiungo e concludo con il terzo alfa privativo di questi miei pensieri, mi domando se questo tuo libro non sia un libro di ascrinologi, cioè di aschermologia. Stiamo parlando di schermi perché in qualche modo li stiamo mettendo in sospensione, o hegelianamente stiamo parlando di schermi perché stanno scomparendo? Hegel diceva nella prefazione ai lineamenti di filosofia del diritto che la filosofia arriva sempre troppo tardi, cose fatte in qualche modo, no? A scodelle lavate, e la nottola di Minerva si alza in volo solo sul fare del crepuscolo. E allora una delle interrogazioni che mi ha suscitato tra le tante questo libro è: ci stiamo interrogando, ti stai interrogando filosoficamente sullo statuto di schermo e che cosa sia uno schermo, perché a dispetto della loro enorme proliferazione siamo già oltre la questione dello schermo, oppure come certe tue pagine sembrano invece piuttosto suggerire, questa non è che una fase storica di quell'archischermo che è un'idea, ha una sua eternità che è eternità, o perlomeno ha una sua vita che è consustanziale alla vita stessa della specie umana e al suo bisogno di essere non solo Homo sapiens ma anche Homo pictor, cioè
produttore di immagini. Bene. No. Prego, Guerri. Grazie, molto contento di rincontrare in un'occasione così felice come quella dell'uscita di un libro, Mauro, che ovviamente per ragioni spaziali insomma ci si frequenta meno da un po' di anni. Dunque, il libro di Mauro è un libro secondo me molto molto importante, perché diceva prima Andrea che ricordava il celebre passo di Hegel: la filosofia arriva sempre troppo tardi, e il caso dello schermo o degli schermi è da questo punto di vista un caso paradigmatico, perché appunto nel saggio Mauro da qualche parte ricorda appunto che questo termine che entra nella lingua italiana dal longobardo si trova già in una maniera filosoficamente pregnante, potremmo dire, in Dante Alighieri, eppure diciamo una riflessione della filosofia sullo schermo o sugli schermi, meglio appunto come ci invita a fare Mauro, è qualcosa di molto molto recente, tutto sommato, e che per certi versi è di volta in volta legata a ad usi, come appunto ci ricorda Mauro, che può essere quello del cinema. Ma molto spesso appunto la filosofia, e da questo punto di vista appunto il tema dello schermo è paradigmatico, arriva in ritardo e fa fatica a pensare proprio la... quello che è un termine che ricorre spesso nel libro, anche con diverse varianti, con diversi riferimenti di carattere filosofico: la filosofia fa fatica a pensare il dispositivo, a pensare il mondo come attraversato, vivente, grazie ai dispositivi. Il libro di Mauro, a mio avviso, ha un pregio indubbio, naturalmente poi, ed è questo il luogo opportuno per farlo, si può discutere su alcuni aspetti, su alcune argomentazioni, su alcune prospettive, ma sfugge, e in questo senso è innanzitutto un testo filosofico, sfugge a quella che comunque rimane ancora uno diciamo dei pesi più grossi che grava sul nostro rapporto con i dispositivi, e cioè quello di scivolare immediatamente in una diciamo in un tecno-entusiasmo da un lato e in una tecno-apocalissi dall'altro. Qualche mese fa eravamo qui a discutere con il gruppo Ippolita del volume Anime Elettriche, che è un libro altrettanto interessante proprio perché cerca di ragionare sul nostro rapporto con internet, con i social network, cercando di uscire, ragionando appunto in termini di dispositivo, prendendo sul serio, in questo caso internet, nel caso di Mauro lo schermo, come una via di accesso attraverso cui si forma la realtà non c'è prima, non viene né prima né dopo del soggetto, si dà insieme, e
buona parte del libro, a partire soprattutto da Merleau-Ponty, ma anche autori come Bergson o come Benjamin ci aiutano a muoverci in questa direzione, cioè che non si dà un soggetto buono che poi viene corrotto da degli strumenti cattivi, ma appunto il problema è innanzitutto quello di installarsi, di insediarsi nel pensiero, cercando di concepire come quel soggetto che si dà si dia insieme a quei dispositivi che usa, e che nello stesso tempo, appunto, noi siamo abituati a utilizzare il termine utilizzare, e questo già ci fa scivolare in una ottica differente rispetto a quella che noi dovremmo invece utilizzare secondo l'invito di Mauro. Quindi possiamo dire che nel volume di Mauro si cerca di sviluppare un'idea secondo la quale innanzitutto lo schermo costituisce il dispositivo con cui oggi la filosofia si deve confrontare, perché appunto proprio in quanto dispositivo dello sguardo produce un modo peculiare di guardare, di rapportarsi al sensibile e quindi di stare al mondo. Ecco, dicevo che prendere sul serio un dispositivo è un esercizio del pensiero che risulta tradizionalmente difficile alla filosofia, che appunto va ricordato per una tradizione contemplativa assai antica, visto sempre in quella che qui genericamente possiamo definire la tecnica, nelle tecniche qualcosa di basso, di strumentale, di spurio, di non essenziale, di contingente rispetto alle questioni ontologiche, metafisiche, le questioni importanti. C'è un piccolo esempio che mi è, leggendo il libro di Mauro, mi è venuto spontaneo fare, su due autori che peraltro si sono per altri versi paradigmatici invece per un tentativo di confrontarsi con, per esempio, con l'idea di tecnica, che sono appunto Spengler da una parte e Heidegger dall'altra. Se noi andiamo a vedere appunto in un passo molto bello del Tramonto dell'Occidente, in cui Spengler parla del modo di guardare, mi viene in mente proprio quando Mauro si confronta con l'idea di cui spero poi ci parli Mauro nell'allegoria della caverna. Spengler dice: in fondo noi siamo abituati a pensare quegli uomini gli uomini, i prigionieri della caverna, come se guardassero attivamente, come se il loro sguardo fosse la produzione di un soggetto moderno, di un soggetto che lui definisce cartesiano, immaginabile appunto a partire da Cartesio. Invece lui dice: se noi andiamo a vedere le teorie ottiche antiche, Anassagora, Democrito, e in quello ci include anche Platone, e poi si sofferma su tutta una serie di termini che vengono utilizzati, bene, se noi andiamo a vedere, noi dobbiamo intendere i prigionieri della sua famosa caverna, sono schiavi, perché proprio il modo di guardare di quegli uomini è un essere colpiti da, è un patire, è un subire qualcosa che i soggetti stessi, o meglio quelli che noi oggi chiamiamo soggetti, loro stessi non possono controllare. Viceversa, lui dice, il soggetto a partire da Cartesio è come, lui dice, un sole che illumina con la sua azione e anche con il suo sguardo l'universo.
Quindi se da un lato c'è un'attenzione molto forte in Spengler a una, diciamo così, a una visione di storicità della sensibilità, di storicità dello sguardo, nello stesso tempo appunto c'è anche una idea che sostanzialmente a partire da Cartesio nasca una, il nostro modo di guardare. Qualcosa del genere noi lo ritroviamo in un altro autore che noi sappiamo bene, dicevo prima, appunto la filosofia occidentale ha un rapporto piuttosto travagliato e complesso con la tecnica. Un autore come Heidegger, che come noi sappiamo ha posto al centro, ben prima diciamo della sua, della celebre conferenza del 51, la tecnica come un tema filosofico, come una questione del pensiero molto forte. E se noi andiamo a vedere appunto il saggio, quello del 38, l'epoca dell'immagine del mondo, sostanzialmente Heidegger sviluppa tutta una serie di considerazioni che sono per certi versi analoghe a quelle che già Spengler negli anni del tramonto dell'Occidente, del saggio sulla tecnica, sviluppava. E la sua idea è che il soggetto moderno, l'idea stessa di Weltbild, di immagine del mondo, nasce sostanzialmente con Cartesio. C'è una grande attenzione a un discontinuismo, a cercare di radicare lo sguardo, a dare una storicità allo sguardo, ma nello stesso tempo appunto Cartesio, il grande filosofo Cartesio, come ci ricorda Heidegger, è colui il quale sviluppa, nella frase celebre Cogito ergo sum, lui dice, afferma che il soggetto è colui che rappresenta e diventa, lui dice, l'uomo si avvia con Cartesio a un illimitato scoprimento rappresentante, calcolante dell'ente. Con Cartesio nasce quindi quel soggetto umano attivo della scienza e della tecnica contemporanea, per il quale appunto conoscere e guardare implica immediatamente una idea, implica un'idea del mondo in cui il mondo stesso si riduce, lui dice, a immagine disponibile. Ecco, se noi però andiamo a vedere questo esempio, è particolarmente importante a mio avviso per la centralità che deve avere il dispositivo, che in questo caso lo schermo, nella riflessione filosofica contemporanea. Se noi andiamo a vedere che cosa sostiene Cartesio per esempio nelle pagine della Diottrica, noi ci rendiamo conto che quel tipo di conoscenza, un lavoro che è stato fatto molto bene, è stato portato avanti da Crery in diversi suoi studi, da Jonathan Crery, beh, allora noi ci rendiamo conto che il soggetto e il tipo di conoscenza, se noi poniamo al centro il dispositivo, ad esempio la camera oscura, l'idea di sguardo, eccetera, ci rendiamo conto che quel tipo di sguardo, quel tipo di conoscenza che viene teorizzata da Cartesio, effettivamente non ha o ha ben poco a che fare con quell'idea di soggetto provocante, nel senso della idea heideggeriana di tecnica, che appunto Heidegger cercava di sviluppare nel suo saggio. Anzi, per certi versi ci rendiamo conto che Cartesio con la camera oscura cercava di sviluppare l'idea di una visione monoculare, disincarnata, perfetta sul piano geometrico e prospettico, eccetera, eccetera, tutti i temi che peraltro sono fortemente presenti nel saggio di Mauro, c'entrano ben poco appunto con la idea
quella pratica soprattutto moderna di conoscenza contemporanea. Merleau-Ponty, è proprio Merleau-Ponty che nell'Occhio e nello Spirito ha puntualmente osservato, a proposito della diottrica di Cartesio, che questo testo può essere pensato come un breviario di un pensiero che non vuole più abitare il visibile e decide di ricostruirlo secondo il modello che se ne crea. Ecco, c'è un passo del libro di Mauro che mi sembra ben sintetizzare la sua posizione in merito a come la filosofia deve rapportarsi a quelli che il senso comune, troppo spesso la filosofia, definiscono come strumenti. Il passo a cui faccio riferimento si trova a pagina 138-139 e parte dalla scena finale del celebre film Truman Show. Il creatore della trasmissione televisiva di cui Truman si scopre inconsapevole protagonista avverte Truman che là fuori, fuori dallo schermo, non troverà più verità di quella che ha trovato nello spettacolo. E Mauro Carbone così commenta: il motivo per cui al di fuori della fiction non si trova più realtà non dipende dal fatto che la realtà sia scomparsa, come si è preteso pensare, magari a causa degli schermi elettronici e digitali, bensì che essa, la realtà, non è mai esistita quale dato primo, ultimo e separato dalle immagini con cui continuamente l'affrontiamo, ma sempre in un rapporto di reciproco rinvio con loro e con i dispositivi. Quindi non solo non esiste uno sguardo dell'uomo in sé, perché lo sguardo si dà solo nelle immagini e ambedue esistono solo grazie alle tecniche e ai dispositivi con cui si produce e si incarna lo sguardo. Non esiste nemmeno una supposta realtà là fuori che sia data una volta per tutte. E buona parte del volume è appunto incentrato sul tentativo di mostrare come questa presunta esistenza di una realtà esterna ai fenomeni mostrati dalla cosiddetta fiction dei dispositivi di fatto non ci sia, e in questo senso mi sembra che poi la nozione di archischermo, qui ha già accennato Andrea, sia fondamentale. Volevo accennare in conclusione proprio a un ultimo passaggio che mi sembra estremamente significativo della, dell'approccio di Mauro e in generale di questo libro e della, dell'idea che appunto il cercare di pensare oggi implica innanzitutto il riuscire a rapportarsi a quei dispositivi che ci fanno stare al mondo, che ci che con cui non solo guardiamo, ma con cui costruiamo noi stessi dal punto di vista sensibile, ma anche immaginativo e anche da un punto di vista razionale. Se la coscienza è sempre coscienza di qualche cosa, questa sua intrinseca relazionalità non può che comportare un'altrettanto intrinseca storicità. Insomma, la coscienza concepita quale coscienza corporea trova la sua specifica forma storica anzitutto nel rapporto con i media percettivi ed espressivi che in quell'epoca ne assicurano le relazioni col mondo e con gli altri. Grazie. Grazie Guerri. Carbone. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie a tutti i volti amici che vedo in sala e grazie ai volti di chi non conosco che sono davanti a me, grazie agli amici che sono qui seduti, Ferruccio, Andrea e Maurizio, per aver sollevato una quantità di temi che, rassicuratevi, non ho intenzione di riprendere. Piuttosto vorrei proporvi un filo conduttore possibile per metterne insieme qualcuno, i principali, quelli che hanno
così un ruolo più importante, a mio avviso, all'interno del libro. Poi, se lo leggerete, potrete essere d'accordo con me oppure no. Comunque, innanzitutto vorrei, come Andrea mi ha sollecitato a fare, dire qualche cosa a proposito del titolo. Di questo strano titolo, che è un titolo che vuole riprendere un'espressione di Gilles Deleuze, che si trova in un testo poco noto, un testo che noi italiani conosciamo meglio di chiunque altro, perché è la nota all'edizione italiana di Logica del Senso, testo di Deleuze pubblicato nel 69, l'edizione italiana nel 74. Feltrinelli chiede a Deleuze una nota per l'edizione italiana, e in questa nota Deleuze dice di se stesso e di Guattari: noi due vorremmo essere come l'Humpty Dumpty della filosofia, il suo Stanlio e Ollio, una filosofia cinema. Questa frase, questa filosofia cinema, è una frase che a me è sembrata fare eco a quello che Deleuze scrive nella prefazione di Differenza e ripetizione, il suo testo più significativo degli anni giovanili, pubblicato nel 1968. Nella prefazione a questo testo Deleuze dice: si avvicina il tempo in cui non sarà più possibile scrivere libri di filosofia come se ne facevano un tempo, caro vecchio stile, perché altri mezzi espressivi sono sorti o si sono andati rinnovando, e sono dei mezzi che hanno introdotto delle novità tali a livello espressivo, ma quindi anche a livello di pensiero, ma quindi anche a livello filosofico, per cui non si potrà più fare filosofia come la si faceva allora, non si potrà più scrivere di filosofia come si scriveva allora. Ecco, c'è questa profezia del Deleuze del 1968 che a me sembrava riecheggiata nella frase del Deleuze 1974. Bisogna fare, non si può evitare di fare una filosofia schermi, che non è evidentemente una filosofia degli schermi, che sarebbe appunto quella filosofia di cui Andrea diceva la filosofia non ha oggetto, quindi ha tutti gli oggetti, cioè quella filosofia che si pensa ancora come questo grande soggetto che può di volta in volta o simultaneamente assumere qualsiasi campo dell'esperienza umana a proprio oggetto di riflessione, al quale spiegare quali sono i limiti e le condizioni di quel oggetto. Non si può più fare filosofia in questo modo, perché è ancora un modo che, come avete capito, rimanda a una separazione, un'opposizione di ruoli tra un soggetto e un oggetto, che non sono più alla base del nostro modo di stare al mondo. Noi non siamo più degli oggetti di fronte a dei soggetti, cioè degli oggetti che degli spettatori che guardano uno spettacolo del quale non fanno parte, perché in qualche modo la distinzione di soggetto-oggetto rimanda a questa idea di uno spettatore disincarnato, come
ricordava Maurizio, quindi di uno spettatore che non fa parte del mondo che viceversa gli è di fronte e rispetto a quale il soggetto può fare il giro e contemplarne tutti gli aspetti. Non è più così, l'esperienza che noi facciamo è a partire almeno dagli inizi del XX secolo, è un'esperienza in cui la cui espressione ci vede sempre più essere degli spettatori che fanno parte dello spettacolo e quindi questo non è ovviamente senza effetti anche sul modo di fare filosofia, di pensare la filosofia. La filosofia non può più pensarsi in quel modo lì, di soggetto con davanti tanti oggetti, che si legava a quella che potremmo chiamare la filosofia pittura, tanto per prendere un'altra espressione che potremmo ricalcare su quella di Deleuze. La filosofia pittura è la filosofia che appunto si pensa come alla finestra rispetto al mondo e che pensa quindi di poter contemplare il mondo come attraverso una finestra per poter riflettere su di questo. C'è un nel libro io ho fatto riprodurre un quadro di Rembrandt che si chiama Filosofo in meditazione. Il filosofo in meditazione di Rembrandt è un filosofo che in realtà distoglie lo sguardo dalla finestra. Quindi sembrerebbe essere in contrasto con quello che sto dicendo, però così non è. Il filosofo in meditazione distoglie lo sguardo dalla finestra perché ritiene che i suoi occhi di carne, quelli con cui guarderebbe il mondo attraverso la finestra, gliene darebbero un'immagine fallace, un'immagine ingannevole. Per cui distoglie gli occhi dalla finestra, ma nello stesso tempo cerca di riprodurre questo mondo attraverso il proprio intelletto, secondo modalità che in realtà non fanno che raddoppiare, che sviluppare ad un livello più alto la separazione soggetto-oggetto che contemporaneamente in ambito pittorico aveva trovato la sua teorizzazione nella prospettiva rinascimentale basata sulla idea albertiana, precisamente secondo la quale il pittore quando vuole fare un quadro, che cosa fa? Fa un quadrilatero, traccia un quadrilatero in modo tale che in quel quadrilatero dipingerà una scena che sarà vista come attraverso una finestra. Quindi questa è la maniera di pensare caratteristica della modernità. Quella della filosofia, dicevo, pittura, il cui dispositivo, il cui modello ottico di riferimento è la finestra. Si pensa che vedere sia come vedere attraverso una finestra. Quindi il nostro modo di vedere è già condizionato nel momento in cui avviene da questo implicito, da questa implicita precomprensione, secondo la quale appunto quanto vedrò lo vedrò come attraverso una finestra, quindi lo vedrò separato e opposto rispetto a ciò che vedrò, ed ovviamente questo condizionerà il mio modo di vedere.
Se su questo modo di vedere modello un certo modo di descrivere il mondo, e se su questo modo di descrivere il mondo modello un certo modo di fare, di concepire la filosofia, voi capite che ottengo una concezione della filosofia che nel momento in cui io metterò in questione il modello della finestra non potrà che essere messa a sua volta in questione. Allora, Deleuze pensa che sia arrivata l'epoca in cui non si può più fare filosofia secondo questo modello della filosofia opposta, separata dal mondo, eccetera, eccetera. E per questo parla di filosofia schermi, anziché di filosofia degli schermi. In un'intervista dice: io non sono così idiota da pensare di fare una filosofia del cinema. Scusatemi, Deleuze, mi sono confuso. Deleuze parla, dice, non... io non voglio fare della filosofia del cinema, io voglio fare della filosofia cinema. Voglio fare della filosofia cinema, non sono così idiota da voler fare della filosofia del cinema, perché non voglio più fare filosofia come la si è fatta fin qui. Peccato che invece secondo me non sia vero, nel senso che il Deleuze del 68 dice non si può più fare filosofia come si faceva prima, il Deleuze del 74 dice bisogna fare la filosofia cinema, bisogna essere lo stallo e olio. Quando però finalmente Deleuze si accetta di confrontarsi direttamente e pienamente con il cinema, scrive due libri, Cinema 1 e Cinema 2, L'immagine in movimento e L'immagine in tempo, che sono due libri di filosofia del cinema. E in questo senso manca il grande obiettivo, secondo me, che era quello che si era dato nel 68 quando diceva non si potrà più fare filosofia come una volta. Ecco, il senso del riprendere questa espressione modificandola è il seguente: oggi come oggi la sfida è quella di fare una filosofia schermi, dico io, perché non si può più fare filosofia come la si faceva una volta. E se per Deleuze la grande novità era costituita dal cinema e sulla base di questa novità si doveva raccogliere il suo significato, le sue implicazioni e pensare ad un diverso modo di fare filosofia, ebbene oggi questa grande novità è quella costituita dalla proliferazione degli schermi, che a sua volta ci chiede di ripensare l'identità della filosofia e il modo di praticarla. Parlare di filosofia degli schermi oggi, di filosofia schermi oggi, è come dire cercare di rilanciare la posta in gioco nella frase di Deleuze sulla scala di oggi. La scala di oggi non è più quella di una filosofia trattino schermi, filosofia trattino cinema, ma quella di una filosofia trattino schermi. E qui un punto sul quale volevo tornare è quello della nottola di Minerva, che è stato toccato sia da Andrea sia da Maurizio.
questo ritardo della filosofia, che sarebbe un ritardo, secondo Hegel, costitutivo, e che Andrea evocava per chiedersi se oggi parlare di schermi, mettere a tema gli schermi, non sia in fondo mettere a tema qualche cosa che appare così centrale, ma che forse già domani sarà scomparso. Allora, qui ci sono evidentemente varie questioni che vengono sollevate. Io non credo che gli schermi siano destinati a scomparire così rapidamente. Quello che ho potuto vedere è che gli schermi continueranno a avere un ruolo decisivo nella nostra esperienza del mondo prossima ventura, e lo avranno soprattutto grazie a quella che si chiama la wearable technology, quindi la tecnologia indossabile, no? La tecnologia indossabile della quale abbiamo avuto una prima molto così rapida cognizione con il grande battage pubblicitario del Google Glass. Malgrado il fatto che Google Glass siano stati messi da parte, questa idea di una tecnologia indossabile è qualcosa verso la quale senz'altro e comunque si sta procedendo. E questa tecnologia indossabile avrà il proprio dispositivo, il proprio dispositivo per eccellenza, comunque negli schermi. E quindi in questo senso gli schermi continueranno ad avere un ruolo decisivo di mediazione della nostra esperienza, con tutto ciò che questo implica, e che io ho cercato di mettere a fuoco soprattutto per i suoi aspetti percettivi e per i suoi aspetti desiderativi. Voglio dire questo, che se io non penso più che guardare il mondo sia guardarlo come attraverso una finestra, ma se arrivo a pensare invece che guardare il mondo sia come guardarlo su uno schermo, questo cambia il mio modo di percepire visivamente e cambia anche il mio modo di vivere il desiderio di vedere. Perché se nel momento in cui il mio modello ottico è la finestra, il mio desiderio sarà un desiderio di vedere attraverso, come il termine prospettiva suggerisce per il per che ne è il prefisso, nel momento in cui il mio modello ottico di riferimento non è più la finestra ma è lo schermo, io non penserò più di vedere attraverso lo schermo, ma penserò di vedere sullo schermo. E quindi anche il mio desiderio di vedere sarà diverso. Ecco, c'è una storicità, lo diceva prima Andrea, c'è una storicità del desiderio di vedere che si può rintracciare in alcuni termini che hanno accompagnato la maniera in cui l'uomo occidentale è andato nominando il suo rapporto col mondo.
Penso al termine metafisica, per esempio, con quel prefisso metà che vuol dire oltre e che costituisce in qualche modo la lunga durata del desiderio occidentale di vedere. Questo vedere oltre, quindi questo vedere al di là, che però a un certo punto nella modernità con la prospettiva rinascimentale si è andato ibridando con un'altra modalità di desiderio di vedere che non sarà più tanto e soltanto la modalità del vedere oltre, ma piuttosto la modalità del vedere attraverso. Queste due modalità non sono ovviamente scomparse perché costituiscono delle durate significative, delle durate che si sedimentano nel modo nella cultura occidentale, però hanno oggi dovuto lasciare uno spazio, a mio parere, sempre più significativo ad un altro desiderio di vedere, che è il desiderio di vedere in quanto collegato appunto a questo dispositivo ottico divenuto dominante, che è quello dello schermo. Quindi il vedere su lo schermo. Che cosa implica questo? Questo implica delle cose che ho cercato di rintracciare appunto a livello di desiderio, chiedendomi come il cinema abbia promesso e minacciato ai suoi spettatori di entrare nello schermo cinematografico e come gli schermi attuali promettano e minaccino allo stesso tempo ai propri spettatori di entrare nello schermo cinematografico. Da questo punto di vista si vede un altro elemento di mutamento molto significativo. Andrea diceva all'inizio buona parte del libro, in realtà la prima parte del libro è dedicata agli schermi cinematografici. Perché? Perché in realtà quello che a me interessa più che gli schermi è quella che io chiamerei l'esperienza schermica, cioè l'elemento esperienziale che noi facciamo nel momento in cui appunto ci troviamo a interagire con gli schermi. Ebbene, da questo punto di vista, malgrado ci siano alcuni studiosi di media i quali dottamente fanno notare come gli schermi digitali non discendano tanto dal punto di vista tecnologico dallo schermo cinematografico, bensì per esempio dai monitor oppure dai radar, questo non mi dice niente di significativo rispetto a quella che è la nostra esperienza. Non me ne faccio tantissimo di sapere che lo schermo del computer deriva piuttosto dallo schermo del radar e così via. Io ci arrivo con un'altra esperienza e la mia esperienza ci arrivo davanti allo schermo digitale e la mia esperienza è l'esperienza appunto che da un secolo a questa parte è prevalentemente l'esperienza cinematografica. Quindi per questo il cinema è così importante nel libro, perché caratterizza una certa esperienza schermica che è quella dalla quale noi proveniamo e che ovviamente è andata e significativamente, molto significativamente, modificandosi grazie alla rivoluzione digitale
si è andata modificando a livello percettivo, è scomparso il buio, la distanza dallo schermo si è ravvicinata, il tattile non è più escluso dal rapporto con lo schermo, la temporalità del rapporto con lo schermo si è modificata perché non dipende più da quanto viene proiettato sullo schermo, ma dipende da me poterla interrompere, modificare, dilazionare e così via. Quindi la percezione nel rapporto con gli schermi si è andata modificando e il desiderio nel rapporto con gli schermi si è andato modificando, essendo un desiderio legato appunto ad un desiderio di vedere su o di vedersi su piuttosto che di vedere attraverso. E questo desiderio di vedersi su arriva fino ai selfie, per esempio, di cui parlava Andrea. Ma se tutto questo è vero, allora che cosa significa per la filosofia? Possiamo continuare a fare filosofia come la facevamo una volta? Ecco, il fatto di parlare di filosofia a schermi ha appunto questo senso e ha anche di conseguenza il senso di non accettare, se volete, la caratterizzazione filosofica che Andrea ricordava della filosofia come nottola di Minerva, cioè questo destino della filosofia di essere sempre in ritardo in qualche modo. Parlare di filosofia a schermi, invocare una filosofia a schermi è appunto un modo per affermare questa esigenza che la filosofia non sia sempre in ritardo rispetto all'esperienza. E da questo punto di vista mi veniva fatto di pensare a Marx e al ti ricordi il nostro duetto su uno schermo, no? Io e Andrea abbiamo fatto un video nel quale parlavamo del fatto che una delle cose che hanno mosso la filosofia per me è quella è l'esigenza di evitare la separazione tra filosofia e vita, che è un vecchio tema marxiano, un tema marxiano con cui Marx in qualche modo pensava di potersi contrapporre a Hegel. Ecco, mi domando se l'esigenza di distruggere la separazione della filosofia dalla vita non sia un'esigenza di fare una filosofia che smetta di essere la nottola di Minerva, di essere quindi sempre in ritardo. E da questo punto di vista il libro finisce con un'immagine, e non è un caso che finisca con un'immagine più che non con un concetto. L'immagine con cui finisce è l'immagine di una mano che si stringe per afferrare, ma qualche cosa con sempre di più scivola fra le dita. Allora, perché questa immagine? Innanzitutto, appunto, un'immagine e non un concetto. E perché non un concetto? Perché il gesto dell'afferramento è il gesto stesso del concetto ed è il gesto che è alla base della caratterizzazione moderna della filosofia in quanto sapere, appunto, concettuale.
La parola concetto in tedesco è Begriff. Begriff deriva da Greifen, il verbo Greifen significa appunto afferramento, afferrare. Questo è stato il modo in cui la filosofia ha concepito il suo rapporto con il mondo, sulla base dell'idea di un fronteggiamento e di un'opposizione. Io posso afferrare qualche cosa che mi sta di fronte, quindi qualche cosa che si dia appunto nella frontalità del rapporto soggetto-oggetto. Nel momento in cui viene meno questa frontalità del rapporto soggetto-oggetto, che è quella descritta dal modello della finestra, non verrà meno anche la possibilità di afferrare. Detto altrimenti, con altri riferimenti, il cinema e la rivoluzione digitale non stanno di nuovo mettendo al centro della nostra esperienza il visibile dopo secoli di testuale? Questa è un'ipotesi che è stata affermata da tempo in ambito di teorici del visuale. Il libro di Andrea e di Antonio Somaini inizia proprio sottolineando quello, cultura visuale, inizia proprio sottolineando questo, come ci siano stati dei teorici del visuale nel Novecento che abbiano che hanno sottolineato come il cinema ha rappresentato un modo per rimettere al centro della nostra esperienza il visuale dopo secoli in cui al centro della nostra esperienza si era affermato il testuale. Secondo Béla Balázs, secondo Jean Epstein, dalla rivoluzione di Gutenberg in poi il testuale è diventato il centro della esperienza nella cultura occidentale. Quindi la parola, il testo scritto, eccetera, eccetera, ai quali si può ovviamente ricollegare l'importanza centrale del concetto. Ma se il cinema ha innescato una sorta di controtendenza, per cui dal testuale si avrebbe un tendenziale ritorno al visuale, e se la rivoluzione digitale incontestabilmente sembra andare nello stesso senso, quindi di marginalizzare il testuale rispetto al visuale, che cosa possiamo fare della filosofia nel momento in cui questa si è pensata per secoli come sapere appunto del concetto? Ecco, allora l'immagine finale del libro per questo vuole essere una filosofia, un'immagine che invita la filosofia a fare i conti con questo visuale che sfugge e non può che sfuggire alla pretesa di afferramento del concetto, e che quindi invita la filosofia ad essere, direi, filosofia schermi, per cercare di intercettare quel visuale la cui ricchezza il testuale e il concettuale non riescono a rinchiudere. Grazie. Grazie Carbone. Adesso, nel capire, io direi, forse chiedere se qualcuno che vuole fare qualche osservazione, mi sembra, ecco, non ha, prima di riprendere il filo. Prego. Volevo chiedere se può parlare da faccia la cortesia. Gianfranco Dal Masso, fresco autore di Hegel, probabilmente. Ma
quello che dirò è condizionato dal fatto di essere nato nella prima metà del XX secolo e quindi, e quindi c'è una resistenza di fronte appunto a tutto ciò che è digitale. Ma io il tuo libro l'ho apprezzato e ho apprezzato molto quello che avete detto questa sera. Io vorrei butto lì due questioni rapide e mi interesserebbe sapere cosa pensate e cosa mi rispondete. La prima è questa, la questione del cinema, la forma della filosofia cinema mi affascina, perché ritengo che il cinema sia di più che la filosofia e che la filosofia deve essere all'altezza del cinema, dico di slogan così da birreria per essere veloce vista allora, questo lo capisco. Quello che mi fa difficoltà capire è invece laddove lo schermo è uno schermo senza tempo e senza segno, mi esprimo così bonariamente, senza tempo e senza segno, cioè dove il desiderio è, come dire, è tutto buttato lì su quello che mi sembrerebbe come struttura dell'esperienza, una cattura dell'immagine. Cioè, diciamo, l'internet, la fruibilità di immagini, di conoscenze, l'autoblindo in Libia che sarebbe l'allargamento sensoriale del povero popolo che invece non sa o sa o ormai lo sa che è una cosa di repertorio, che è una falsificazione, che è una cosa costruita, che è una questione politica, no? Ma tutte queste cose sono un sapere che non è un sapere al di là della indagine dei mezzi in cui siamo immersi, che sono degli schermi, no? Allora, il problema sarebbe un sapere all'altezza dello schermo, che è fantastico quello che tu vuoi dire che avete detto questa sera, un sapere all'altezza dello schermo, mi pare che implichi una faglia, il valore del postmoderno rispetto al Rinascimento, che con la prospettiva aveva un mondo nuovo, mio, no, così, scusate la volgarità e la frettolosità del dettato, è quello invece di riportare la mancanza, il dubbio, la faglia delle chance, anche di castrazione dell'esperienza, ignote ad altre epoche, e quindi anche un modo più autentico di approcciarsi a desideri, all'altro, all'origine. Tutto questo, strumenti come il Google Glass, strumenti come l'elemento di un'immagine che non è corporea, perché l'essere visto e il drone che mi arriva non è corporeo, è una potenza militare il cui corrispettivo è filosofico, ma è una filosofia dei servizi segreti, è una filosofia senza corpo, è una filosofia che domina. Allora, la filosofia è la vigilanza che tu hai detto la mano che stringe, no? La mossa platonica oggi è da rifare, no? Quello il gonzo che guardava le ombre, adesso chi è il gonzo e chi sono le ombre? È da rifare, la filosofia ha questo compito. Ma mi domando se la filosofia, qui una piccola provocazione finale, la filosofia non deve essere contemporanea, perché io non sono contemporaneo a me stesso, perché se sono contemporaneo a me stesso non sono anche incorporeo, infatti sono giovane, sono vecchio, cioè, butto lì. Grazie. Vedrei se c'è qualcun altro. Non vedo. Non vedo altro. Se Pinotti o Guerri vogliono riprendere qualche osservazione. Credo che Pinotti sembrava. Volevo chiedere a Mauro una cosa che mi ha molto più dilettante, ma questa in particolare. Quando parli di analogie e differenze tra i vari tipi di schermo, cinematografico e non, a un certo punto rifletti sulla questione dell'inquadramento, dell'inquadratura, dei formati, soprattutto quadrangolare, al quale ci ha abituato la finestra albertiana, ed è uno dei tratti che sopravvivono poi nello schermo cinematografico, come anche nello schermo dei nostri smartphone. E, inquadrare è sempre al tempo stesso mettere al centro una porzione di mondo e anche ritagliarne fuori un'altra, è un taglio. E tu riprendi tutta la questione del tagliare anche nel senso del ritagliare uno spazio speciale, uno spazio dell'immagine
rispetto ad uno spazio che invece non è quello dell'immagine ed è uno spazio profano. Fa capolino nel tuo libro un'espressione che è addirittura teologica, perché riandando alla contrapposizione tra spazio profano e spazio sacro, cioè il tempio, tu ricordi che templum, ma anche il temenos, si riallacciano a questa radice indogermanica che è tem, che è temno, che è il tagliare, il taglio appunto. E salta fuori il luogo del sacro. E allora mi domando se delle tante cose che fa questo libro non ci sia anche persino una prospettiva di teologia dello schermo. Sentiamo Maurizio. Sì, sì. Di domande ne avrei tante, ma dunque una. Io appunto all'interno, diciamo, di questa ricerca della filosofia schermi, di questo sapere all'altezza dello schermo, però appunto una domanda che mi facevo mentre leggevo il volume è la seguente. Harun Farocchi, regista, videoartista, recentemente scomparso, anche grande studioso teorico delle immagini, si poneva questo dubbio che io a mia volta giro a te, e cioè che in fondo le immagini, un sapere all'altezza delle immagini oltre che dello schermo, un riportare al centro le immagini, però le immagini che più di frequente oggi sono prodotte, con cui noi abbiamo a che fare più o meno consapevolmente, sono quelle che lui definisce immagini operazionali, cioè immagini che lui definisce che non sono fatte né per conoscere né per scopi ludici, che sono invece i tradizionali fini delle immagini, cioè le immagini appunto che presiedono la videosorveglianza, che raramente sono viste e che quindi non hanno direttamente né scopi ludici né scopi di conoscenza, e poi immagini che lui dice servono per mettere in moto altri processi, immagini legate alla, per esempio al sistemi di controllo di produzione automatica, eccetera eccetera. Ecco, allora mi domandavo, proprio mentre tu stavi concludendo la tua bella relazione, cioè se queste immagini, che in fondo a loro volta si sottraggono alla vista, che sono immagini senza sguardo, se in qualche modo pongono problemi, ma possono porre problemi, o in che modo eventualmente rientrano all'interno di questo tuo progetto di filosofia schermi. Grazie a tutti per queste ulteriori osservazioni. Io mi domandavo se non posso mettere in tensione le osservazioni di Gianfranco Dal Masso e quelle di Andrea Pinotti. Voglio dire, tu Gianfranco dici oggi ci troviamo di fronte a uno schermo senza segno e senza tempo, ho capito bene. Mi sembra che potremmo dire uno schermo al tempo del nichilismo, in un qualche modo, no? Andrea attribuisce invece addirittura l'idea di una teologia dello schermo. In questo senso vedrei le due letture in tensione. Essendo orientato a
propendere per quello che dice Andrea, cioè io ritengo che ancora oggi gli schermi, anche gli schermi digitali, comunque mantengano una sacralità. Non sono d'accordo con l'idea che gli schermi attuali siano schermi caratterizzabili nel senso che tu suggerisci, perché mi sembra che ancora mantengano nella nostra cultura appunto la memoria del delimitare per eccedere. Io nel libro la chiamo così, no? Cioè nel momento in cui io dico quello che vedremo qua dentro significa altro e di più di ciò che è visibile al di fuori. Ecco, questo gesto è un gesto che attribuisce a ciò che sta dentro qualsiasi tipo di schermo una eccedenza di significato rispetto a ciò che gli sta fuori. Una macchia di colore è una macchia se sta fuori, se sta dentro diventa un'immagine. In questo senso, anche negli schermi attuali c'è la persistenza di un elemento di eccedenza che si riferisce ad un'origine teologica degli schermi che non è venuta meno nemmeno nel momento in cui viviamo al tempo del nichilismo compiuto. E questo è qualche cosa che mi porta a dire un'altra cosa importante. Gli schermi non sono soltanto i supporti delle immagini. Guai se noi pensassimo in questi termini. Gli schermi hanno una loro eccedenza rispetto alle immagini, hanno un loro potere autonomo rispetto alle immagini. Lo hanno sempre avuto, ma credo che certe esperienze cinematografiche e artistiche dell'ultima parte del XX secolo e della prima del XXI lo abbiano ben mostrato, per esempio con l'uso degli schermi neri o degli schermi bianchi al cinema, che rimandano a quella pratica della cinema di cui parlava Andrea, di cui Andrea ricordava come Lyotard ne abbia fatto un elemento centrale. Lo schermo bianco, lo schermo nero è lo schermo che si mostra per la propria autonomia, per il proprio potere intrinseco, direi per la propria aggressività. E perché dico così? Perché in questo libro che è ormai un classico dei nuovi media, che è il libro di Lev Manovich, The Language of New Media, Manovich dice tante cose su cui non sono d'accordo. Per esempio dice che lo schermo classico è la finestra albertiana, non quindi andando più indietro a cercare antenati che invece ci sono, arrivano a Platone e arrivano anche, come diceva Andrea, a Chauvet.
Però dice una cosa interessante, dice lo schermo non è mai qualche cosa di neutrale, è sempre qualche cosa di aggressivo. Ebbene, questa aggressività che Manovich gli riconosce anche nel caso dello schermo digitale è un'aggressività che si collega a quel potere autonomo che gli schermi hanno rispetto alle immagini, che viene loro appunto da questo potere di eccedenza che è un potere ancora in qualche modo sacro. Bene. Ci sono altre osservazioni? Sennò, devo dire, ci sono altre osservazioni? Se no, possiamo concludere qui, ringraziando. Prego, prego, vedo una mano. Posso chiedere, scendendo più... Se fosse così gentile da venire qui... Sì. Scendendo più a terra. Buonasera. Grazie. Scendendo più a terra, mi chiedevo, il rapporto dello schermo con la realtà... Può essere una realtà, anzi, senz'altro, è una realtà soggettiva di chi attraverso lo schermo o sullo schermo proietta, diciamo, un'immagine che è il frutto probabilmente di una sua esperienza nel tempo. Ma può essere anche una visione non solo soggettiva, chiamiamola così, in buona fede aderente alla realtà, senza parlare di verità, forse tutto è soggettivo, ma può anche essere, come posso dire, una falsificazione della realtà, può essere una modificazione o inconscia o anche strumentale. Mi chiedevo questo, dicendo su un piano un po' più, come posso dire, materiale o vicino alle osservazioni di tutti i giorni. Anche mi viene in mente un riferimento di qualche giorno fa, una trasmissione, ogni tanto si vede anche la televisione, quella mezz'ora di quella giornalista della domenica, dove due giornalisti parlavano di una post-verità che dovrebbe in un certo modo modificare quella che può essere una realtà proposta o enunciata anche sotto, come posso dire, un interesse, una visione politica di una parte o dell'altra. Sì, grazie. È un campo molto vasto, sì, quello che tocca questa sua questione. Tra l'altro è un campo molto vasto. Con Andrea faremo a Lione e con altri colleghi francesi e italiani il 6-7 marzo una giornata di studi sugli schermi e l'empatia. Siete tutti invitati, ovviamente, a venire a trovarci a Lione, e io ho pensato di intitolare l'intervento che farò, e che non ho ancora scritto, ovviamente, Empatia, anempatia e post-verità. Quindi questo tema della post-verità è un tema che mi interessa molto. Sulla base di quello che posso aver pensato fino adesso, mi viene fatto di dire questo. Parlare di post-verità vuol dire parlare di bufale, dicono i giornali, no? Cioè di balle. Allora, parliamo di post-verità, e leggevo sull'Espresso
di questa settimana dei giornalisti che dicevano: ma insomma, in fondo l'unico modo, non stiamo qui a dire che se si perdono le elezioni è a causa della diffusione della post verità sul web, perché in fondo le balle di Stato, cioè le falsificazioni di Stato, ci sono sempre state, dalla strage di Stato all'omicidio Pasolini. Siamo un paese che non è mai riuscito a trovare la verità su nulla, quindi non c'è nessuna novità in questo concetto di post verità. Ecco, io non sono d'accordo su questo. Io credo che la post-verità sia un modo peculiare di, se vogliamo, di diffondere delle bufale, che ha delle caratteristiche che sono tipiche dell'epoca in cui gli schermi sono diventati il nostro interfaccia privilegiato di rapporto col mondo. Per cui dire le balle di Stato ci sono sempre state, l'unico modo di combatterle è fare un'informazione seria, rievocando appunto altre epoche della storia d'Italia, secondo me manca di comprendere quella che è la peculiarità della nostra epoca, in quanto epoca in cui gli schermi hanno questa importanza, che è un'importanza che ha a che fare con dei meccanismi di empatia particolari. Io ho visto quella che viene proposta come definizione di post verità, no? E si dice che la post verità è la proposta di una versione dei fatti che si appoggia in maniera precipua sulle emozioni e sulle opinioni del pubblico cui è riferita. Quindi questo fatto di appoggiarsi sulle emozioni e sulle opinioni, a mio parere, coinvolge il tema dell'empatia, e lo coinvolge in una maniera particolare che ha a che fare con la centralità che gli schermi hanno oggi e che non avevano in passato. In questo senso parlare di post-verità non è qualche cosa che sia riducibile a parlare di bufale e basta, come invece taluni oggi hanno la tendenza a fare, disconoscendo quelli che sono gli elementi di novità che il fenomeno della post-verità comporta. L'ultima cosa che mi viene fatta di pensare è che comunque il termine post-verità è un termine molto discutibile come espressione, e che questo, in qualche modo, questa sua inadeguatezza, a mio parere, forse è un modo che a sua volta segnala come i concetti non riescano più a definire certi fenomeni che stiamo vivendo. Perché appunto verità, post-verità, secondo me, non è un concetto. È qualche cosa che rinvia ad una serie di esperienze nelle quali l'elemento visivo è fondamentale, ma che il concetto non riesce davvero a definire. Bene, grazie Mauro. Penso che possiamo chiudere qui questo nostro intervento.
grazie. Ciao. Ciao.